Allora, io sono Marcus Crone e benvenuti in questo nuovo video di Portal. Signori e signori, siamo allo stage 6 e usciamo di qua. Patapim, patapem. Sono contento che vi sia piaciuta l'iniziativa di questo Portal, questo gioco meraviglioso. Ma non ho ben capito se volete che legga quello che dice la didascalia, oppure ve lo leggete da voi a tutto schermo. Quindi, mettetemelo nei commenti, fatemelo sapere. Qui c'è un cubo di compagnia. Non è un cubo di compagnia, è un cubo normale. Patapim, patapim, patapem. Cosa devo fare? Ok, aha. Ma certo, il veleno per Cusco. Cusco è il suo veleno. Ok. No, cubo, no. Oh mio Dio. Sono cascata insieme al cubo. Oh, wow. Wow, fisica, portami via. Ok, abbiamo preso il nostro cubozzo. Molto bene. E adesso facciamo così. Così, così, quanto mi piace. Cioè, un ragazzo ha detto che ci ha messo mesi a finire questo gioco. Non l'ho trovato molto complesso, a dire la verità. Però vabbè, prendiamo il pulsantone e andiamo. No, non sono un dipendente, non mi interessi. Beh, diciamo che lo stato è un po' degradato. Allora, qui che dice? Ti salti, ti butti, va bene, va bene, va bene. Oh my god. Ok, dove dobbiamo andare? Di qua. Wadush. Spatapim, spatapem. Pam. Eccoci qua. Oh, il nostro cubo. Ok, bella per voi. Che succede qui? Oh, stiamo attenti. Allora, lo devo portare laggiù, interessante. E beh, sì, sono un babbeoide. Molto bene. Ci buttiamo di qua sotto. No! Wow! Wow! Scusate, ci riprovo. Ci buttiamo di qua sotto. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Voilà. Ok, adesso ho un cubo. Lo sfondo? No, non lo sfondo. Lo posso mettere qui però. Questa forse era la soluzione più semplice. Oh my god. What? Ah, ecco che cosa serve. Facciamo così, molto pini. Ci mettiamo qua uno sparaflescio. E poi ci buttiamo a casotto. Patapim. Vole. Grazie, grazie, grazie. Ben gentile. Entriamo dentro il suppostone e andiamo. Patapim. Sì, va bene, va bene. Non ci interessi, non ci interessi. Mettiti a caricare. Rieccoci. Qui che c'è? Un disegno capovolto. Ehi, chiamate un domestico, qualcosa. Comunque Wheatley. Wheatley Houston. Dove sei? Ah, sei laggiù. Bella vete. Sì, l'ho trovata. Molto bene, sono stato coraggioso. Molto bene, sì. Cosa devo fare? Beh, io passerei laggiù. Voilà. Bella vete. Ok, ascolto. È stato molto duro. Sì, 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 sì. Ti hanno detto di staccarti dalla rotaia. Altrimenti morirai. No, non farlo. Comunque è molto simpatico sto personaggetto. Sì. Sì. Bla, 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 bla. Sì, ti prendo al volo. Sì. Sì. Vai. Ma che cacchio. Caga sotto. Dai, andiamo. Dai, su. Oh. Taccide Peppe. Dove devo infilare? Vabbè, vado qui. No. Ah, eccolo qua. Beh, buona penetrazione. Sì. Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not joking. Can va bene. Turn around for a second? No? Non mi segue? Con lo sguardo? Bello? Vabbè, dai. I can't do it if you're watching. Alright, you can turn around now. Bam! Secret panel. Parello segreto. Ok, bella vette. Oh, dove vai? Ok, usciamo di qui. Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Just hold on there, where are we going? Dei cubi. Hang on, let me just tubi. Possiamo spostarsi in ogni direzione, sì, è vero. Torrette! Yes, hello, we're not stopping. Hello! Geniale, 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 geniale. Keep moving, keep moving. Ok.
Era di qua. Oh, sta caricando. Benissimo. Esortati a fare qualcosa in fretta. Per fuggire potremmo passare nella sua stanza. Va bene. Sveglia, se è sveglia probabilmente ci ucciderà. No, spero di no. Nella sua stanza spero che non parli di SGLaDOS. Non voglio andare lì, non andare lì. Lì è spenta, aspetta, niente panico, è spenta. Perfetto. Oh, ma guarda che figata. What a nasty piece of work she was, honestly. Posso lasciarlo sto coso? No, non posso lasciarlo. Beh, sì, è un umano, sono stato io. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Dove dobbiamo andare? Quanto cacchio chiacchiera sto tizio, è pedantissimo. Stai zitto. Allora, veniamo da di qua. Molto bene. E dobbiamo andare. Sì. Ah, di qua. Ok, non avevo visto il baugo. Qui avevo ucciso effettivamente avevo ucciso questi cosi. Questi... non mi ricordo come li chiamava. Avevo ucciso, li avevo distrutti. Giù per le scale. Un mortacci tua. Tacci de Peppe, avvisa. Yes, stiamo bene, stiamo bene. Continuiamo. Pidon, 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 pidon. Oh, eccoci qua, nella stanza dei giganteschi interruttori. Non tocco niente, va bene. Devo cercare capsule salvataggio. Non mi sembra che ci sia scritto alcunché. No. Sì. No, non lo vedo. Collegami e accenderò le luminarie, va bene. Vai. E luce fu. Sì, so che stai citando. Oh, che cazzo. What? No, voglio uscire. Capsula di salvataggio, capsula di salvataggio. Sì. Sta attivando tutto. Sta attivando tutto questo. Power up initiated. Accensione avviata di cosa? Oh my god. Che figo. Che cazzo di figata. Sta cercando di decodificare un codice? Ma è un po' coglione sto tizio. Sì, sì. It's you. Già. It's been a long time. Sì, effettivamente non me la sono passata bene. Stavo dentro una stanza, poi è diventata tipo piena di merda e qualcuno mi ha svegliato distruggendo il container dove mi trovavo. Non ti ho assassinata, sei soltanto... Aio, questo fa male. No, la pistola mortale. Wow. Possiamo appianare le nostre divergenze per amore della scienza, mostro. No, 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 no. Since you went to all the trouble of waking me up, you must really, altri test. I love it too. There's just one small thing. Altri test. Andiamo, e questo è lo scopo del gioco. Wow, wow. Wow, sono un mostro, archivamento sbloccato. Aio, aio, aiissimo. Ma è profondino il posto, eh. Aio. L'inceneritore. Attenta a non inciampare. Va bene, passo di qui. Passo di là. No, Cubby. Ma se casco? Credo di... che morirò bruciato. Allora, andiamo di qui. Dai, tira su queste cose. Bene. Facciamo così e facciamo così. No, non parlerà più con noi?
This will be our only chance. Dove devo andare? Do you know the biggest lesson I learned from what you Grazie mille. I discovered I have a sort of black box quick save feature. Ah, sta dicendo che praticamente la sua scatola nera ripeteva gli ultimi due minuti della sua vita ininterrottamente. Vabbè, non mi interessi, quindi torniamo di qui. Eccoci qua. Dove devo andare? Di qua. Di qui non si passa. Di qua non si passa. Di qua. Cazzo, testa 19. Sì, dai, su, sbrigati che c'ho da fa. Sì. Questa è un po' ce l'ha con noi, non riesco a capire perché effettivamente, forse che l'abbiamo distrutta. Ed ora conosce tutti i nostri trucchetti. Sì. E si va. E andiamo. Andiamo ragazzotti a rompere il buco ai test. Capitolo 2, avvio a freddo. Mi dispiace per il disordine. Ho davvero lasciato che questo posto andasse in rovina da quando mi hai uccisa. Il test del sarcasmo è funzionante. Cosa devo fare? Sì. Ah, ecco là un laserone. Facciamo così. E Plavin. Olè. Not bad. I forgot how good you are. Yeppala, siamo portatissimi. Sono pronto. Sono abbastanza pronto. Mi sento abbastanza pronto. Sempre che tu non voglia buttarmi in un inceneritore di nuovo. Però mi sento abbastanza pronto. Bene, 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 bene. Pidon, pidon, pidon. Cubi di reindirizzamento scoraggianti. Salta? Sì, lo so come si salta. Si dice mela, no? Guarda, mela. Tutto bene? Sì? Va tutto bene? No, non sembrerebbe. Questo gioco è fantastico. Oh, un cubo di reindirizzamento. No, non volevo... Cioè, il cubo doveva passare, non io. Vabbè, è uguale. Ah, stupidi portali orizzontali. Ok. Molto bene. Olè. Adesso posso, tipo, portarmelo qui? Ma dove cazzo l'ho tirato? No, ho sbagliatissimo, scusate. Lol. No. Ok, me lo riprendo. Cos'è questo qui? Oh, viene disintegrato. Fantastico. Voglio uscire da qui. Ok, 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 ok. Allora facciamo così. Saltiamo di qua. Saliamo di qua su. Assicuriamoci di premere il pulsante giusto. Cioè ok, arancione. Vai a cagare, vai. Grazie, grazie, grazie. Sono una persona orribile. E questo è il risultato del test. Ma vattela a piander culo. Su. Il test non era finalizzato a rilevare questo tipo di cose. Non ci faremo scoraggiare l'osservazione come per una persona orribile, è semplicemente un dato. Ma grazie per la tua oggettività. Test 3. Vediamo un po'. Tutto bene? Laseroni. Sì. Pannelli incredibilmente mobili. È tutto regolare come al solito. What? Qui che c'è? Sucker. Exile. Too many variables. Guarda che bello. Bah. E qui?
Don't even try. Una regolina! Ma non suona, stronza. Ci sono rimasto male. Vabbè, allora risolviamo il test. Il test di Case prevede un salto della morte. No, non credo che prevedesse il salto della morte. Vabbè, intanto saliamo di qua di nuovo. Ma che dite, ce la fa? Ma che sciocca, che sciocca che sono. Là. Lissio. Facciamo così. Ok, allora, dove lo spostiamo? Oh, aio, aio, aio. Oh, ok. Si è attivato uno di questi. Ma ce n'è un altro? Qualcosa mi dice di sì. No? Che cazzo devo fare? Ah, ok, sono un labbone. Perfetto, e dov'è l'altro? Laggiù. No, non morire. Allora, questo va di qua. Passa di qui. Questo fa così. Ma ce la faccio? No, non credo. Datemi un secondaino, eh. Ah, con questo devo smistarlo. Adesso devo risalire tutto. Facciamo così e così. Ok, allora, calma e sangue freddo. Questo lo mandiamo qua. E dov'è l'altro? È qui. Facciamo così. No, ma sono uno sciocchino. Sono uno sciocchino. Ok, e questo di qua. Ce la faccio! Yep! Congratulations! Yeppala! No, come non per il test? Accendi, io! Che cosa è successo? Perché? Voilà! Yuhuu! Very well! Evo Spapari! E si va! Pam parapam! Allora, non parli? Ah, ecco, infatti. Sì, un secondo, noi aspettiamo. Stai superando queste camere test più rapidamente di quanto io riesca a crearla. Sentiti libera pure di rallentare e di fare qualsiasi altra cosa faccia quando non sei occupata a distruggere questo impianto. Oh, ma senti, ma tu mi volevi distruggere, stronzissima. Io ho distrutto te. Mortacci tua. Mortacci tua, mi sono cagato sotto. Ok. Sì, salve. Dunque, laggiù c'è un bulzante e noi andiamo a premerlo. Vediamo che succede. Non noto nessun cambiamento. Ma che culo! Salve! Ma che culo, è completamente a caso! Aiuto, aiutissimo! Oh! Lissio! Ok. Non sono obbligato ad andare così piano. Mi trascino fino all'ascensore, va bene. Andiamo avanti. Eccoci qua con un altro test. Dunque, qui il nostro cubo viene imballato? Prodotto? Ah, no, è il coso che ti lancia, va benissimo. Andiamo, 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 andiamo. Oh, tanti cubi. No, ne volevo uno. Prevede l'utilizzo della piattaforma di fede aerea. Ok, è stata ideata per... Ah, per essere catapultati. Oh, che figo. Per essere catapultati.
Molto bene. Cosa succede se faccio così? Voilà! Preso il volo. E di nuovo di qua. Ma era facilissimo. GLaDOS, sei una pippa. Wow. Io ti rompo questo perché mi stai sul cazzo. E ragazzotti, io vi salusto qui. Ci vediamo alla prossima puntata di Portal, dove continuiamo i nostri test a dispetto di tutti i dispetti che ci fa la nostra GLaDOS, che per l'occasione chiameremo Erminio. Ciao a tutti da Marcus Groll.